La prima associazione che viene in mente quando si pensa al Marocco è la grande immigrazione in Italia, i problemi, le paure. Oppure si pensa al Marocco delle città imperiali, al turismo. Ma il Marocco è tanto altro, soprattutto in ambito rurale, nascosto e dimenticato dai più, dove milioni di persone vivono cercando forme dignitose per restare nel loro paese. CEFA, il seme della solidarietà Onlus, fondato nel 1972 dalle cooperative agricole bolognesi per sconfiggere la povertà, già dal 1998 ha iniziato a lavorare in quelle zone rurali dove l'agricoltura era di sussistenza. Non esistevano infrastrutture e l'analfabetismo raggiungeva picchi del 90%. Siamo al Duar de Lambaria, comune di Sidi Boumedi, provincia di Settat. Quindi siamo nel pieno del Marocco rurale. Sono chilometri e chilometri di campagna intorno a queste città, Settat, Kouribga, Benimellan, da cui vengono gli immigrati marocchini in Italia. Chilometri e chilometri di campagna in cui la vita è molto difficile. È difficile perché, pur non essendoci miseria, nel senso che nessuno muore di fame in queste regioni, c'è povertà, che è povertà d'accesso. Accesso a servizi quali l'acqua potabile, l'elettricità, scuole, ospedali. Quindi le persone vivono isolate rispetto non solo a un'Europa, ma anche a un Marocco che viaggia a un'altra velocità, il Marocco di Casablanca, di Rabat, il Marocco europeo. È qui che il CEFA ha realizzato serre, vivai, pozzi per migliorare le coltivazioni e gli allevamenti tradizionali per 12.000 agricoltori. Avant, non avons pas l'élevage de poules, mais après lorsque le projet est venu ici à Sidi Boumedi, j'ai profité de faire la formation. Après j'ai travaillé avec le projet comme un agent de suivi. Et puisque j'ai pris l'expérience, j'ai pensé de faire l'élevage à la maison. J'ai bénéficié le microcrédit, moi et mes cousins, et nous avons fait comme une société ici. Et l'activité, elle marche bien. Dall'unione di 5 cooperative agricole a Benimellal è stato costruito un frantoio moderno per produrre olio e migliorare il reddito di migliaia di persone. I progetti del CEFA hanno anche permesso a 1.500 donne di uscire da un'umiliante situazione di analfabetismo e a diversi giovani di crearsi un'opportunità di vita lavorativa nuova. Allora, le femme che si alfabetizzano sono le femme precisamente che non hanno mai frequentato le scuole o hanno frequentato le scuole a un age precoce. Aussi, on travaille, disons, sur des formations de métiers des jeunes ou à la commune de Sidi Boumedi. Par exemple, les métiers de soudure, menuisier et d'autres choses qui sont d'autres métiers qui sont utiles pour la région. Tutto questo è stato possibile anche grazie all'intervento sulle infrastrutture, con la realizzazione della strada che da Benicloug porta Sidi Boumedi, inaugurata dall'ambasciatore italiano, allacciamenti elettrici e la linea telefonica. Nella convinzione che il futuro di un popolo sia nelle mani dei giovani, il CEFA ha promosso attività per i bambini e le scuole su temi sanitari, sociali e ambientali. Continuiamo a gettare il seme della solidarietà affinché ogni persona nel mondo, di cultura e storia diversa, possa vivere con dignità laddove sono le sue radici.